commission plan si riferisce a un commissioning continuato nel tempo per garantire il corretto funzionamento nel tempo. Monitoring based commissioning, qua è fondamentale il BMS, è fondamentale un prodotto come EcoStruxure, perché quello che è richiesto è un controllo continuato del funzionamento del sistema di edificio impianto. Quindi bisogna avere dei sensori in campo e bisogna confrontare il comportamento dell'edificio reale con quello che è il comportamento ottimale teorico. Questo permette di apportare i necessari aggiustamenti nel caso in cui si abbiano delle anomalie o eccessi nel consumo energetico. Questo è l'ultimo PowerPoint. Abbiamo infine il report di mappatura sviluppato per Schneider. Come diceva prima Francesco, un prodotto, quindi anche i prodotti Schneider, ma in generale qualsiasi prodotto, non è certificato LEED o WELL. Un prodotto contribuisce a LEED o WELL, nel senso dà un apporto per raggiungere un certo prerequisito o un certo credito. Noi di Habitec facciamo questo lavoro di mappatura, quindi di tracciatura dei contributi, tramite il marchio Green Map, Mapping Your Green Products. Questa mappatura è stata fatta per Schneider e è relativa al protocollo LEED 4.1. Ne abbiamo fatto un'altra anche per UL. Documenti come questo hanno una parte introduttiva in cui si spiega cos'è una mappatura, si ha un paragrafo relativo al produttore dei prodotti che si vanno a mappare, abbiamo un capitolo relativo ai prodotti che si vanno a mappare, quindi si va nel dettaglio a vedere quali prodotti sono oggetto di questa mappatura. Come dicevo, qua ci siamo occupati di EcoStruxure. Non solo dal punto di vista del BMS, ma qua abbiamo ad esempio anche l'aspetto di alimentazione dei veicoli elettrici. Questo abbiamo poi un paragrafo sul protocollo che andiamo a vedere. Qui vediamo LEED, versione 4. Abbiamo una parte dove facciamo una ricapitolazione dei contributi dati dai prodotti Schneider oggetto di analisi rispetto a crediti, prerequisiti e i punti che sono attribuiti tramite quei crediti nei quali si è individuato un contributo da parte dei prodotti Schneider. Questa tabella, la matrice di contribuzione, dà un po' un riepilogo di tutto quello che è questo documento, nel senso dà un riepilogo dei contributi, contributi divisi per categorie, per prerequisiti e per crediti. Quindi, rispetto a quello che è l'elenco dei prerequisiti e dei crediti LEED, qua sono riportati solo i prerequisiti e i crediti rispetto ai quali si è individuato un contributo da parte dei prodotti Schneider. Si va poi nel merito tecnico, quindi vediamo per le varie categorie, riportiamo poi i vari prerequisiti e crediti, per i quali riprendiamo qua le parti rilevanti per questa mappatura. Quindi qua non troviamo tutto il prerequisito o tutto il credito, ma solo la parte che è di nostro interesse, magari con delle evidenziazioni di cosa è più rilevante per Schneider. Poi, nella parte in grigio, indichiamo perché il prodotto Schneider contribuisce. Indichiamo anche di quale prodotto nello specifico stiamo parlando. Ad esempio, qua parliamo di EcoStruxure Building per quanto riguarda l'Integrative Process. Questa analisi è stata fatta per tutte le categorie,
Quindi, dal punto di vista del location e transportation, abbiamo visto il contributo che dà Schneider per i veicoli elettrici e abbiamo citato il prodotto EV-Link Charging Solution. Abbiamo poi inserito un link al sito di Schneider dove si vede documentazione che va a supportare quanto scritto in questo documento. Ok. Io finirei qua. Terminerei qua Grazie questa breve Francesco, presentazione. grazie mille Francesco per il tuo intervento. Aggiungo semplicemente che avete visto la versione in inglese, esiste anche in italiano e se, come dire, ne avesse necessità è possibile scaricarla dal sito di Schneider o chiedete pure i vostri riferimenti commerciali di supporto per avere sia quella lead che quella well. Grazie ancora mille Francesco, so che sei all'estero quindi sei in situazione, come dire, un po' precaria dal punto di vista tecnico, quindi doppiamente grazie Spero per. sentisse bene, che Assolutamente non sì. fosse troppo disturbato. No, assolutamente sì, grazie mille. Mauro, se sei in linea, a questo punto passerei la parola a te e a Giulia per le conclusioni. Sì, grazie mille Francesco. Esattamente come hai detto, allora per accorciare un po' i tempi, visto che stiamo sforando, sono i 31, apro direttamente il sondaggio. Quindi è un brevissimo sondaggio con tre domande sulla valutazione generale, della formazione, la valutazione sulla piattaforma che stiamo utilizzando, quindi WebEx, e se eventualmente avete degli argomenti ulteriori da suggerirci per i prossimi webinar. E nel frattempo passo la parola a Giulia, collegata qua, insieme a me da Stezzano, per una presentazione sull'Academy Studi Tecnici, una breve presentazione di qualche minuto che potrebbe interessarvi. Quindi adesso recupero un attimo il potere di condivisione dello schermo. Eccola qua. E Giulia, te la parola. Nel frattempo, scusami Giulia, libererei Francesco perché so che ha un aereo da prendere. Assolutamente sì, grazie mille Francesco. Grazie Francesco. Ma volendo posso restare, sai, perché mi sono avvicinato Ok, all'aeroporto. allora Ho un niente. po' cambiato i piani. Vai, scusa Giulia, vai. Niente. Allora, ciao a tutti, mi presento molto in breve, sono Giulia e collaboro con Patrizio Paganelli nel marketing degli studi tecnici, magari già un po' lo conoscete, avrete avuto modo di vederlo durante qualche webinar. Vi rubo giusto 2 minuti per presentarvi l'Academy. Che cos'è l'Academy? È un servizio che offriamo.